Salve a tutti friends dal vostro Super Corris. Eccoci qua ragazzi, oggi magliettuzza di rappresentanza perché si parla di Formula 1 Manager, questo gioco che è appena uscito, novità assoluta sul mercato. E facciamo una recensione perché già abbiamo potuto giocare tra la live di ieri e il primo video sulle 4 ore. Già abbiamo potuto percepire tutto quello che è l'essenza del titolo, pregi e difetti. E vi dico la verità, secondo me questo è un giocone ragazzi. È un giocone che può far iniziare un trend di questo genere di titoli dedicati alla Formula 1, veramente importante. Noi sappiamo che sul calcio, su altre attività ci sono sempre stati Football Manager, quindi giochi gestionali dove voi non giocavate ma gestivate il tutto. Ci ha provato Formula 1 con My Team a dare una leggera svolta, quindi a farvi sia guidare che gestire il team, ma le informazioni sono state troppe esigue, ragazzi. Io quest'anno il My Team di Formula 1 22 me lo aspettavo almeno un po' ampliato, un po' migliore da vedere, con qualche opzione in più, e invece è stato preso e sputato dall'anno scorso e rimesso là, anzi da 2 anni fa praticamente. Molto più accurata da questo punto di vista è la gestione dei team in altri titoli. Per esempio, se andiamo a vedere WRC10, è un gioco che, anche se dedicato a rally, vi permette di guidare ma di gestire in maniera molto più ampia il vostro team. Anche MotoGP nel suo piccolo lo fa, però è chiaro che Formula 1 Manager arriva a un livello pazzesco, ragazzi, e vi fa vedere la Formula 1 da un punto di vista completamente diverso rispetto a quello che voi avete visto in passato. Ora, io non sono patito dei giochi gestionali, manageriali, non ci ho mai giocato, anzi, li ho provati in passato e non mi hanno fatto impazzire, quindi è chiaro che se io sono entusiasta di questo gioco, potete capire la qualità effettiva del titolo e adesso andremo a dare dei voti. Si percepisce una cura del dettaglio eccezionale, ha anche dei difetti, quindi non è che qua stiamo soltanto a enfatizzare i pregi, ha anche tanti difetti, ma vi dico, è un giocone. Io che ieri sono stato 3 ore in live a dirigere il tutto con l'amico Giovannino e mi sono trovato benissimo ragazzi. È finita la gara dopo 57 giri, noi abbiamo velocizzato solo i giri finali, tra cui vi dico che anche su questo canale entro stasera vedete riproposta la gara. Ma vi dico, è stata una figata, una figata mostruosa gestire il tutto, ma con tutto quello che ne consegue ragazzi, con tutto quello che ne consegue. Quindi il divertimento è ai massimi livelli. Poi è chiaro che a lungo andare potrebbe anche stufare una cosa del genere, potrebbe perdere di hype, questo è chiaro, come tutti i giochi. Formula 1 22 già ha perso tanto hype da quando è uscito. Però è anche chiaro che avere la possibilità di gestire in toto il vostro team da tutti i punti di vista è un qualcosa di fantastico che non sarà mai visto prima su Formula 1, anzi sarà visto ma con questo livello di cura del dettaglio, secondo me, no. Allora, prima di partire con questa recensione, vi dico, iscrivetevi a questo, al secondo canale, Super Corris The Gamer, lasciate un like, seguitemi su tutti i miei social, sul canale Telegram delle offerte, ragazzi, Super Corris offerte Amazon, perché già a inizio settimana prossima, io sono sicuro, come abbiamo messo subito Formula 1 22 in offerta, arriverà in offerta anche Formula 1 Manager. Preparatevi perché sicuramente ci sarà un abbassamento di prezzo, lo troverete facilmente là, perché poi tanti giochi sono anche difficili da trovare proprio su Amazon, invece noi abbiamo dei link appositi dove andiamo, li troviamo e ve li mettiamo in offerta. Io penso a Formula 1 22, se voi andate a cercare nei motori di ricerca di Amazon, tante volte non lo trovate, neanche io lo riuscivo a trovare. Invece io ho dei link specifici che me lo fanno trovare al volo, al quale voi cliccate e trovate al volo pure questo gioco. C'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram, dove oltre alle news in anteprima sul canale io vi chiedo sempre cosa volete vedere. Non a caso oggi vi ho chiesto, vogliamo fare la recensione di Formula 1 Manager? E avete detto di sì. C'è Twitch, c'è Fruit Lab, stasera su Twitch si torna con Gran Turismo 7 Nations Cup, abbiamo vinto le prime 2 gare. Cercheremo di vincere la terza con le Super Formula, che sono quasi delle Formula 1, si corre a Spa, quindi sostenetemi perché siamo secondi in Italia, quindi cerchiamo di prenderci la leadership nella nostra categoria. E c'è soprattutto il videocorso e la coaching che vi faccio per un mese, trovate nell'abbonamento Platino, dove io vi seguo per un mese e vi do tutte le dritte che ho imparato in questi 2 anni e mezzo di YouTube per crescere. Voi avete visto che io il secondo canale l'ho monetizzato in 1 mese e mezzo, cosa difficilmente pensabile prima.
Ora, partiamo con il gioco vero e proprio. Innanzitutto, che tipo di titolo è? Non guiderete in Formula 1 Manager. Mettiamo subito le cose in chiaro, perché molti mi dicono: ma si può guidare? No, voi non guidate, voi gestite il team. Siete nelle vesti di team principal, avete una marea di opzioni per gestire il team. Come lo gestite questo team? Sia in fabbrica, quindi quando bisogna sviluppare l'auto, fare progetti nuovi, ammodernare l'auto, scartare un progetto che non va, cercare di recuperare da una situazione difficile che ha l'auto. Quindi vedete che proprio come un vero team di Formula 1 dovete gestire le strutture della squadra, migliorarle, fare manutenzione, perché certe strutture, se non fate la manutenzione, perdono d'efficienza. Cioè, ragazzi, rapporti con gli sponsor, con la stampa, è incredibile. Non è il rapporto con lo sponsor di Formula 1 22, premium pulsante, rinnova sponsor, sta a posto. No, è tutto molto più equilibrato. C'è un pannello primario incredibile che traborda di informazioni. E poi, chiaramente, andate in pista. Il fulcro dell'esperienza più bello, quello che mi ha divertito di più a me, è lo andare in pista. Andate in pista e gestite la vostra squadra durante un weekend, durante i weekend di gara. Prove libere, che noi purtroppo ieri abbiamo skippato perché la prima gara non ce l'ha fatta fare, però le qualifiche, è stato stupendo vedere durante le qualifiche i piloti che, in base ai tuoi ordini, escono con un determinato tipo di gomme, dovete fare l'assetto al pilota, se non gli è piaciuto quel genere di assetto, non sente fiducia, dovete fare delle modifiche. Però, ragazzi, è tutto spiegato, è tutto fatto molto bene, in modo che tutti quanti potrete capire più o meno, anche se non avete esperienza come me, cosa dovete fare per migliorare in questo gioco. Abbiamo fatto le qualifiche, abbiamo fatto degli errori con Leclerc, poi l'abbiamo fatto recuperare. È stata un'emozione, ragazzi, perché anche quando i piloti vanno in gara, in qualifica, cioè voi state là e gestite tutto, e dipende tutto da voi, quanto deve spingere un pilota, quanto si deve difendere, cosa deve fare, cosa non deve fare. È stato fantastico, ci sono una marea di opzioni, ma anche a livello estetico, ragazzi, qui infatti parliamo del primo punto, a livello grafico, il gioco è fatto veramente molto bene, perché comunque le vetture sono ricreate nel modo giusto, non sono perfette come quelle di Formula 1 22, dobbiamo dire la verità, ma sono fatte bene, i circuiti sono fatti bene. E devo dire, le livree sono più aggiornate di quelle di Formula 1 22, noi abbiamo visto l'Alfa, diverse vetture sono ancora più aggiornate, quindi con gli sponsor proprio ultimissimi. Il gioco è fatto bene, quando si vedono le inquadrature da fuori è tutto molto equilibrato. Certo, pecca magari, ragazzi, certe volte il pilota arriva in curva, gira al volo, oppure sbatte, non sono realistici tantissimo gli incidenti, i contatti a muro, ma ragazzi, si passa sopra. Cioè, voi avete idea di quante informazioni potete gestire durante una gara? Quindi potete guardare la gara dal circuito da fuori per capire dove sono gli altri, dall'abitacolo, avanti, dietro, la ripresa televisiva, i replay. Cioè, graficamente è molto curato per quello che è un gioco gestionale. È molto curato, e sono molto curati anche tutti i menu. È tutto molto chiaro, molto capibile alla fin fine, per quanto ci sono una marea di pulsanti da premere. Ma pian piano ve li mettete alla mano. Graficamente è un gioco veramente curato, bello da vedere, e che vi farà davvero provare l'ebbrezza di stare in una macchina di Formula 1. Le riprese, quelle interne, è molto realistico. Quindi, dal punto di vista della grafica, al gioco gli diamo un bel 9, perché non raggiunge gli estremi livelli dei Gran Turismo 7, dei Formula 1 22 a livello estetico, perché non è quello il suo obiettivo, ma è bello da vedere, è bello da vedere. E ripeto, nei giochi gestionali la grafica è l'ultima cosa, andremo a vedere fra poco negli altri voti, è l'ultima cosa. Quindi graficamente comunque si presenta bene, al netto di difetti che ci possono stare su un gioco del genere. A livello sonoro, ragazzi, cioè è sontuoso, perché il rumore delle macchine è ripreso nella maniera più fedele possibile, mi piace tantissimo. Ma vogliamo mettere i team radio, che sono perfetti, cioè, ragazzi, sono team radio realistici, reali, presi dalla Formula 1 vera e portati nel gioco. Quindi voi vedrete, nel nostro caso che stiamo giocando con Ferrari, Sainz, Leclerc, parlare con i veri ingegneri di pista, che gli dicono: guarda, fai questo, fai quest'altro, ogni minimo ordine che voi andate a imprimere col pad è riportato al pilota, e il pilota risponde, il pilota dice le cose giuste, il pilota gli si dice: spingi, ok, vado, spingo di più, c'hai dei problemi delle gomme. Cioè, parte Leclerc, no lift off needed, you are doing a good job. Ma che figata, voglio.
è veramente quello che vedete in televisione. È fantastico, ragazzi, è fantastico, perché io non avevo mai visto un realismo così dopo anni di Alex in Formula 1 2022, che ha rotto le balle, sempre le stesse quattro cose dice. Vedere un livello di cura, di realismo in quel modo è incredibile. Tu stai a correre, senti Team Radio, certo altro rimani scioccato. Box, 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 cioè sono proprio le vere voci della Formula 1 riprese dai veri protagonisti della Formula 1 e sono fantastiche. Cioè io sono rimasto allibito positivamente, scioccato positivamente, perché il sonoro è veramente incredibile. Anche il sound delle macchine è eccezionale, ragazzi, è tutto riproposto al meglio. Quindi io a livello di sonoro gli do un 9,5. Poche volte ho visto un gioco così curato. Parliamo di giocabilità. Allora, qua la giocabilità, ragazzi, non la possiamo valutare in base al realismo in pista, a quello che si fa col volante, col pad. No, qua la giocabilità la dobbiamo valutare con quante opzioni si hanno sul vostro, si hanno sul pad, e come si riescono quindi a smistare. Vi dico la verità, io avevo molti dubbi, perché non essendo un esperto di giochi gestionali, quando ho iniziato a vedere tutti i controlli mi è venuta l'ansia. Infatti ieri durante la gara tante volte ho sbagliato con il pad a premere un pulsante, a premere un altro. Però più andavamo avanti più capivo il funzionamento anche dei controlli. E vi dico la verità, ragazzi, se andiamo a scavare in fondo, i controlli sono abbastanza semplici una volta che l'avete imparati da usare. È chiaro che avete mille pannelli da gestire per vedere quello che sta accadendo in pista negli altri piloti, per decidere quello che dovete fare con i vostri piloti. Avete due pannelli, Sainz, Leclerc, con tutto quello che dovete sia gestire sia dare come ordini ai vostri piloti. Ma è incredibile, cioè la giocabilità con un semplice pad è fantastica, perché dopo un po' vi mettete alla mano tutto. Certo, ci vuole tempo, gli errori si fanno, ma è una giocabilità ottima. Cioè, ragazzi, è una giocabilità ottima. Ma poi la goduria di stare in pista e vedere all'inizio che ti inseguono e devi dare un input a un pilota. Cioè, quanto è stato bello ieri quando siamo partiti e abbiamo avuto la Red Bull attaccata al sedere di Leclerc e con Sainz dietro, e poi vedere che con le nostre scelte giuste siamo riusciti a far scappare Leclerc, siamo riusciti a far passare Sainz davanti alla Red Bull. Cioè, quella è una godura, ragazzi, più di quando state guidando, perché dici, cioè io con la mia mente, che poi è anche l'ambito dove Ferrari quest'anno sta facendo schifo nella realtà, con la mia mente, con le mie scelte, con le mie strategie, sono riuscito a far avere un vantaggio ai miei piloti. È fantastico, ragazzi, è una soddisfazione unica. Ieri abbiamo fatto una gara incredibile, una doppietta fantastica, e non ci sono livelli di difficoltà, quindi è complicato per tutti. Ed è stato bello perché abbiamo fatto scelte anche quando sembravano impopolari. Mettiamoci che anche e soprattutto se lo giocate in live, perché io penso un gioco del genere, ragazzi, è molto difficile da portare nei video. Nei video lo potete portare, però lo dovete ipervelocizzare, perché c'è la possibilità di velocizzare la gara, però non ve lo godete. Quindi se io devo velocizzare tutto per fare un video di 25-30 minuti senza emozioni, preferisco di gran lunga portarlo in live, come abbiamo fatto ieri, e possono partecipare tutti. Cioè c'era la chat ieri infuocata, che dice: corra, fai questo, fai quest'altro, vai sopra, vai sotto, a destra, a sinistra. E lo potete giocare con gli amici, perché per quanto non ci sia il multiplayer, per esempio come noi abbiamo giocato con Giovannino, c'era pure Max all'inizio, che alla fin fine ci davamo i consigli, che è stato prezioso, e ci siamo divertiti. Quindi vedete, lo potete giocare pure in più ragazze, alla fin fine c'è lo share play, potete fare mille cose e giocarvelo anche in più di una persona, quindi gestire il team in più di una persona. È fantastico. Ieri è stata una gara vibrante. L'unico momento in cui abbiamo velocizzato è stato negli ultimi 5-6 giri, perché erano talmente cristallizzate le posizioni che ho detto velocizziamo un po'. Ma ragazzi, 3 ore di live sono volate. Per quanto è stato divertente vedere il tutto e la soddisfazione enorme di dire facciamo questa tattica, abbiamo cambiato la strategia in corso, è entrata la safety car, abbiamo messo le gomme a bianca alle Leclerc che invece doveva mettere le gialle. Cioè è stato bellissimo vedere il tutto. Ha fatto anche un errore Leclerc, l'abbiamo fatto recuperare con una strategia aggressiva. Abbiamo gestito comunque le gomme, la benzina. Cioè, ragazzi, è una figata. Giocare a Formula 1 22 vi fa sentire proprio dentro l'azione. Proprio che voi siete coloro che decidono il destino di un pilota in pista. Ed è fantastico, eccezionale. Quindi, la giocabilità io gli do un bel 9,5. Mi ha divertito tanto. Longevità. Allora, ragazzi, qua la longevità bisogna fare due discorsi.
Secondo me gli appassionati di questi titoli avranno una longevità spropositata, ci giocheranno tranquillamente tutto l'anno sperando che esca poi la versione 2023, ma io penso che col successo che avrà questa versione uscirà sicuro, perché costa poco questo gioco ma vale tanto. Molto più di un Formula 1 22 che costa tanto e vale poco invece. Io credo che ci saranno nuove versioni e l'appassionato, proprio quello là incallito, ci giocherà da pazzi. Per noi comuni mortali, secondo me la longevità c'è. L'importante, vi dico io, non è stare là a giocare. Già ho visto gente che sui vari siti, già fatto 5, 6, 20 gare. Cioè, così ti annoia. Io già lo so, stesso motivo per cui vi ho detto non lo porto in live. Ma ho detto, dai, corra, fa un'altra gara domani, dopodomani. No, lo centelliniamo una gara a settimana in modo che sembra proprio di vedere la Formula 1 vera, per quanto non è una gara ogni due settimane. Però lo centelliniamo perché lo voglio gestire e farlo andare più avanti possibile, perché io poi so che se facciamo troppe gare vi annoiate, giustamente. Quindi gestiamolo. Se viene gestito questo titolo, secondo me può regalare tante emozioni, perché poi entra in ballo anche lo sviluppo dell'auto, il migliorare il team, soprattutto se partite da dietro per salire la china, se partite avanti per rimanere al top, perché non è che partite e rimanete al top senza fare nulla, dovete fare scelte giuste anche in fabbrica. Quindi per me la longevità è assicurata, sia per i cultori di questo genere, sia per chi come me non è un cultore, ma se lo gestisce bene con le giuste tempistiche, questo è un gioco che potete portare per tanto tempo e vi dà enormi emozioni. Quindi anche dal punto di vista della longevità, secondo me, per la mole di roba che c'è e di divertimento, il gioco si merita un 9, perché sia che siete esperti o no del settore, vi divertirete. È un gioco veramente divertente. Allora, io vi dico, ragazzi, la cosa che mi ha lasciato scioccato più di altri giochi è la cura del dettaglio maniacale. È un gioco curato nei dettagli in maniera maniacale, molto più che su Formula 1 22, dove si percepisce il riciclare opzioni e situazioni, il fare il compitino. Qua no, qua è tutto fatto in maniera molto più bella, molto più adeguata, molto più curata. Quindi vi sentirete molto più coinvolti in quello che state facendo, per quanto vi dico non guidate effettivamente ma gestite tutto il resto. Siete più coinvolti, siete molto più dentro l'azione e percepirete un livello di cura incredibile, ragazzi, incredibile da tutti i punti di vista, al netto di alcune mancanze, tipo la grafica che in certi punti non è il top, alcune collisioni, situazioni di pista che non sono proprio le più belle da vedere, ma io penso anche quello si migliorerà. Magari i piloti sono iper abbronzati, cioè hanno il capello violento, ma non sono cose che vanno a intaccare minimamente l'esperienza di guida. Comunque le macchine sono realistiche, i piloti sono fatti bene. Diamo un giudizio finale a questo titolo. Ragazzi, giudizio finale gli do un bel 9, perché questo Formula 1 Manager 22 mai lo avrei immaginato. Io quando l'ho preso ho detto, questo sarà un gioco, ci faccio due video e lo butto là perché sicuramente non riuscirà a coinvolgermi. Ho sbagliato, ho detto una minchiata. Io quando sbaglio, sapete, con la sincerità di dirvelo, non ho problemi ad ammettere quando ho sbagliato. Ho sbagliato perché secondo me è un giocone che si può portare per parecchio tempo e ci può far divertire nei modi giusti e sostanzialmente ci può appassionare sempre di più. Quindi un hype che può crescere a dismisura e non calare. Poi come al solito dipenderà da voi, da chi mi segue e tutto, se continuerò a portare in live. Vi ripeto che poi il video della live di Twitch oggi verrà messo qua, entro stasera verrà messo qua sul nostro primo canale. Altrimenti di rigetto lo metteremo sul secondo canale. Comunque per chi non ha Twitch o non vuole iscriversi a Twitch, che è sbagliato perché vi consiglio sempre di farlo, comunque vi riporterò le gare anche qua. Però secondo me è un gioco che può andare veramente molto avanti. Voto 9. Ottimo gioco, ve lo consiglio, se amate la Formula 1, anche se non siete esperti di giochi manageriali, ne vale la pena. Ciao agli occhi!